Buongiorno e ben ritrovati a Di Prima Mattina, puntata di lunedì 26 giugno, con la quale iniziamo insieme una nuova settimana con le notizie della nostra rassegna stampa in diretta, rassegna stampa che prende le mosse dai quotidiani per poi ovviamente prendere in considerazione anche le notizie dei principali siti di informazione. Oggi in particolare fare i puntati sui risultati dei ballottaggi nei comuni abruzzesi chiamati al voto. Ieri si è votato appunto in alcuni dei principali comuni della regione, in particolare nel capoluogo, all'Aquila, dove ha vinto il centrodestra con una clamorosa rimonta che ha portato Biondi sulla poltrona di sindaco. In provincia di Teramo il comune, l'unico comune al ballottaggio, era Martinsicuro, dove a vincere, secondo le previsioni, visto anche il risultato del primo turno, è stato Massimo Vagnoni. Vedremo dunque tutto quanto avvenuto nella tornata elettorale amministrativa, appunto con le notizie della rassegna stampa. Andiamo subito ad iniziare dal quotidiano Il Centro. Il titolo d'apertura è proprio dedicato a quello che viene definito una specie di ribaltone nel panorama politico regionale. L'Aquila e Avezzano a Berlusconi. Trionfo del centrodestra, Biondi sindaco nel capoluogo, De Angelis nella Marsica. Ad Ortona, Castiglione alla meglio su Marchegiano, mentre a Martinsicuro, come dicevamo, successo di Vagnoni. Ed eccola la nuova cartina politica della regione, che riguarda ovviamente in questo caso solo le elezioni amministrative, dunque solo i comuni, ma che comunque segna un importante punto di svolta con le vittorie sicuramente a sorpresa all'Aquila ed Avezzano di Pierluigi Biondi con il 53,52% nei confronti del candidato del PD Americo Di Benedetto, che dunque esce sconfitto dopo l'amministrazione di centrosinistra caratterizzata dai 10 anni di governo Cialente, mentre ad Avezzano Gabriele De Angelis ha vinto con il 53,84% nei confronti del sindaco uscente Gianni Di Pangrazio, fermatosi al 46,16%. Per quanto riguarda Martinsicuro, ecco qui i numeri, i dati della sfida. Massimo Vagnoni, che partiva con un vantaggio importante accumulato al primo turno, anche se poi al ballottaggio ovviamente, come sapete, si riparte da zero. Comunque Vagnoni ha trionfato con il 55,7%, mentre il sindaco uscente Paolo Camaioni si è fermato al 44,3%. L'ultimo dato di rilievo, quello di Ortona, con Leo Castiglione, che è diventato sindaco con il 52,15%, nei confronti di Giorgio Marchegiano, fermo al 47,85%. Molto alta però l'astensione, vedremo subito tra un po' all'interno il dato appunto relativo anche all'astensionismo. Nella prima pagina del Centro ovviamente poco spazio per le altre notizie, una in particolare di cronaca: nel taglio basso, cade da cavallo, muore a 52 anni a Santa Eufemia nella Maiella, incidente fatale ad un operaio romano durante un'escursione. Dunque questa è la prima pagina del quotidiano Il Centro. Andiamo subito dentro dalle pagine del primo piano per appunto le elezioni regionali, le elezioni in regione, le elezioni amministrative, con l'Abruzzo alle urne che ha cambiato un po' il volto del quadro politico-amministrativo regionale. Ecco il titolo: sorpresa, ballottaggi, vince l'astensionismo. Quanto dicevo prima, il dato molto elevato delle persone che non si sono recate alle urne. Ribaltoni all'Aquila e Avezzano, conferme a Ortona e Martinsicuro. Spicca subito il dato dell'affluenza, eccolo qui: in generale in Abruzzo ha votato il 52,58% degli aventi diritto in questa tornata di ballottaggio, mentre al primo turno a votare era stato il 68%, dunque un calo molto marcato, un calo che è stato particolarmente alto proprio a Martinsicuro, lo vedete sempre da questa infografica pubblicata dal Centro, dove è andato a votare meno del 50% degli elettori, esattamente il 49,56%, mentre al primo turno si erano recati alle urne il 61% degli aventi diritto. Dunque insomma, sicuramente anche questo dato, quello dell'astensionismo, deve far riflettere la classe politica regionale. Andiamo a vedere dunque cosa è successo nei vari ballottaggi. Partiamo dall'Aquila, il capoluogo di regione
cambia amministrazione con l'arrivo di Pierluigi Biondi del centrodestra, che annulla il vantaggio del suo avversario Americo Di Benedetto, che era uscito vincitore al primo turno ma non con un numero di voti sufficienti per vincere direttamente appunto al primo turno l'elezione al comune dell'Aquila. Avezzano, l'assicuratore Gabriele De Angelis vince sul sindaco uscente Gianni Di Pangrazio, il favorito della vigilia, per i 10 punti di vantaggio del primo turno. Dunque anche in questo caso c'è stato un vero e proprio ribaltone al ballottaggio. A Ortona Leo Castiglione riesce a mantenere il distacco su Giorgio Marchegiano, ma i veri sconfitti di questa seconda tornata elettorale sono stati i partiti. Ed infine l'elezione a Martinsicuro, nessuna storia, Massimo Vagnoni ha mandato a casa il sindaco uscente Paolo Camaioni, confermando il risultato del primo turno. E dunque cambia colore anche l'amministrazione comunale di Martinsicuro, con il candidato del centrodestra Massimo Vagnoni che si prende la poltrona di sindaco. E adesso si apre la corsa per le politiche, manovre per regionali e comunali. Ovviamente ad ogni tornata elettorale si inizia subito a parlare degli scenari di quella successiva. Si legge sul centro: il prossimo anno ci sarà anche una tornata amministrativa, ma in Abruzzo riguarderà una trentina di piccoli e medi comuni, da Alba Adriatica a Frisa e Torino di Sangro, mentre si voterà sicuramente per le politiche nel 2018, anche se c'è la possibilità che si possa anticipare il voto anche nel prossimo autunno, mentre nei principali comuni capoluoghi di provincia si andrà al voto nel 2019, salvo sorprese, per esempio a Pescara e a Teramo. Andiamo a vedere nel dettaglio le singole sfide di questi ballottaggi. L'Aquila, la remontada di Biondi, e lui il nuovo sindaco. Dopo 10 anni di amministrazione Cialente, la città torna al centrodestra. Clamorosa sconfitta di Di Benedetto, lasciato solo dai gruppi di potere del PD. Ecco dunque il risultato finale: 53,5% per Biondi, 46,5% per Americo Di Benedetto. Questo il risultato appunto all'Aquila. Lo sconfitto commenta: ho dato l'anima ma non è bastato. Il candidato del PD ammette il tracollo, esprime la volontà della città. Cialente, il sindaco uscente, amareggiato: forse c'è stato il disimpegno dei candidati. E lo stato maggiore del PD ovviamente fa partire subito l'analisi. Pietrucci ritiene necessario avviare un'analisi approfondita, visto che il centro-sinistra ha perso in quasi tutti i seggi, mentre Lolli, vicepresidente della giunta regionale, vede l'esito delle urne anche come una debacle personale. Dunque sicuramente potrebbero esserci delle ripercussioni anche negli assetti politici ai più alti livelli. Il nuovo consiglio comunale, 15 esordienti e 5 donne, e record di presenze femminili. La maggioranza di centrodestra ha 20 rappresentanti nell'assise, l'opposizione invece 12, e non ne fa parte il Movimento 5 Stelle, che resta fuori dall'assemblea. Avezzano, De Angelis, gran rimonta, la città cambia sindaco. Dopo 5 anni il super favorito Gianni Di Pangrazio, costretto a lasciare il comune, il vincitore dichiara: una svolta importante, creeremo una nuova classe dirigente. Ecco invece il commento del sindaco uscente: penalizzato dal forte astensionismo, farò un'opposizione sincera, faccio i miei auguri a De Angelis, ho pagato caro anche il malessere generale che c'è a livello nazionale. Ancora, anche in questo caso ad Avezzano, il nuovo volto del consiglio comunale, largo ai giovani, con la coalizione De Angelis che promuove 7 debuttanti. Ad Ortona vince Castiglione, distacco di 470 voti. L'ex assessore si riconferma al primo posto anche nel secondo turno, ma ha trionfato l'astensionismo, alle urne solo il 50,89% degli aventi diritto. Rivoluzione nell'aula, con volti nuovi e giovani, la maggior parte degli esponenti di maggioranza è alla prima esperienza, il più piccolo è Sorgetti, di soli 19 anni. E allora andiamo a vedere cosa accade a Martinsicuro. Il nuovo sindaco è Vagnoni, Camaioni, niente ribaltone, il vincitore a caldo dichiara: risultato sofferto ma meritato, che ci consentirà di dare luce alla cittadina. Mentre il sindaco uscente commenta: è stata una sconfitta onorevole, abbiamo recuperato molti voti.
ma è stata molto alta l'astensione. Come dicevamo, meno della metà degli aventi diritto si è presentata alle urne. Nel primo turno i votanti erano stati più del 61%. Ecco l'infografica che riassume i numeri di questa elezione. Massimo Vagnoni, nuovo sindaco, con 3.360 voti, pari al 55,7%, si è fermato a 2.672 voti Paolo Camaioni, per una percentuale del 44,3%, mentre al primo turno, vedete, il distacco era già stato molto elevato, con Vagnoni che per poco non aveva sfiorato la vittoria diretta con il 46,7%, mentre Camaioni si era fermato al 28,24%. Le tappe precedenti della campagna elettorale, che si è accesa solo sui social, toni smorzati soprattutto al ballottaggio. La polemica è salita unicamente sul mancato apparentamento tra Foglia, Elisa Foglia, candidata sindaco del Partito Democratico, e Paolo Camaioni. Ed eccolo il nuovo consiglio comunale, ovviamente già definito anche in base alle preferenze raccolte nel primo turno. La maggioranza avrà 10 consiglieri, con i due di Progetto Futuro, Marcello Monti ed Emma Zanroli, i tre di Progetto Comune, Monica Persiani, Umberto Barcaroli e Riccardo Fedeli, i due di Appartenenza Comune, Marco Cappellacci e Alessandra Pulcini, i due di Abruzzo Civico, Giuseppina Camaioni e Alessandro Casmirri, e il candidato eletto di Martin Rosa, della lista Martin Rosa, Alduino Tommolini. Sei invece i consiglieri di opposizione, il candidato sindaco sconfitto appunto al ballottaggio Paolo Camaioni, i due della lista Camaioni sindaco Andrea D'Ambrosio e Massimo Corsi, due esponenti del PD, la candidata sindaco Elisa Foglia e Giuseppe Capriotti, ed il candidato sindaco sconfitto del Movimento 5 Stelle Marco Massetti. Eccola qui dunque la composizione ufficiale del nuovo consiglio comunale di Martinsicuro. Si è votato ovviamente in tantissimi comuni importanti, con tanti capoluoghi di provincia e di regione in tutta Italia. Questo è il quadro che ne è venuto fuori. Torna il centrodestra, cade Genova, flop PD. Idem sconfitti anche a Catanzaro e Pistoia. Salvini che dice: andiamo a governare. Dunque, ecco i due volti di questa elezione, di questa tornata amministrativa: il volto sorridente ed esultante di Silvio Berlusconi, quello sicuramente più contrariato di Matteo Renzi, e c'è il quadro insomma di tutte le principali sfide e ballottaggi dal nord al sud. Andiamo avanti, cambiamo argomento, possiamo sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro per andare rapidamente a vedere le principali notizie dalla regione. Siamo sulla cronaca di Pescara, ma è un argomento che ovviamente ci tocca molto da vicino, perché l'emergenza caldo sta facendo boccheggiare tutta la regione. Ricoveri in aumento per la morsa dell'AFA a Pescara, in crescita del 15% gli accessi al pronto soccorso, malori soprattutto tra gli anziani, super affollato il reparto di geriatria, ma come dicevamo sono situazioni che si stanno verificando in tutta la regione, anche in provincia di Teramo, e gli esperti mettono in guardia: calore e pressione bassa, nemici del cuore, soprattutto appunto per gli anziani. Gli esperti avvertono sui rischi per l'aumento delle temperature e indicano i possibili rimedi. Andiamo subito invece sulle cronache di Teramo, la pagina di Teramo che ci propone un quadro dell'economia che è dato in salita, dunque in difficoltà. Il turismo traballa per i colpi del sisma, l'analisi venuta fuori nel convegno della CNA: persi 2.000 posti di lavoro nel 2016, ma l'export cresce, male commercio e artigianato, dunque settori molto importanti del tessuto economico provinciale. Sono stati rinnovati i vertici dell'associazione di categoria della CNA. Dopo 8 anni Gianfredo De Santis, presidente provinciale della Confederazione, lascia. Al suo posto è stato eletto il 44enne Bernardo Sofia, dunque rinnovo al vertice della CNA, mentre rimane direttore della Confederazione Gloriano Lanciotti. Si è parlato dunque dei tanti temi dell'economia provinciale nei lavori della CNA, che hanno appunto portato nel fine settimana all'elezione dei nuovi vertici.
Camera di Commercio, premio fedeltà al lavoro a 29 fra operatori e imprese, la foto di gruppo di tutti quanti gli imprenditori, gli operatori economici premiati dalla Camera di Commercio di Teramo, che ha anche consegnato una targa ricordo alla famiglia di Gian Domenico Di Sante, già presidente dell'ente camerale teramano. Taglio basso, Giulianova, le polemiche per la chiusura di Piazza della Libertà, della chiusura parziale della piazza del paese, piazza chiusa solo per favorire qualcuno, l'associazione dei commercianti G365 torna a contestare il provvedimento della giunta. Ancora notizie da Teramo e provincia, siamo a Roseto, pista ciclabile più sicura con la nuova segnaletica, doppia striscia per delimitare i cordoli ritenuti pericolosi. Dal 1 luglio sarà attivato il servizio di bike sharing con 149 bici a disposizione soprattutto dei turisti. Notizia invece di cronaca che arriva da Teramo, lite tra uomo e donna per il corso, lei ferita, lui denunciato, è avvenuto sabato nel tardo pomeriggio alle 19, è stato denunciato con l'accusa di lesioni gravi dalla polizia, un teramano di 46 anni che ha colpito con un asse di legno una donna sul volto. L'aggressione è avvenuta proprio nel centralissimo corso teramano, la vittima una donna di 27 anni della Val Vibrata. Dunque episodio di violenza in pieno centro e alla luce del sole. Proseguiamo adesso lasciando le cronache di Teramo, della provincia di Teramo, spostandoci direttamente sulla pagina dello sport del quotidiano Il Centro, la pagina del lunedì molto ricca di notizie per quanto riguarda in particolare anche il calciomercato. Infatti il titolo d'apertura è dedicato proprio al mercato del Pescara, molto attivo in questa prima fase. Oggi la firma di Latte Lat, il baby arriva in prestito dall'Atalanta, mentre il Genoa mette le mani sul talento Koulibaly, il giovane centrocampista 18enne del Pescara. Nicastro, l'attaccante di rientro, dice pronto per Zeman. In casa Teramo invece parla l'ex attaccante Andrea Bucchi, che si dice sicuro, Teramo tornerai tra le grandi. Le altre categorie, Serie D, l'Aquila è un rebus, San Nicolò valuta per quanto riguarda le scelte da effettuare per la panchina. L'Avezzano invece compra in eccellenza, Chieti ecco Cattenari, Giulianova scatenato, il Francavilla cambia. E poi ci sono tante altre notizie che riguardano anche sport nazionali come il MotoGP con il trionfo ad Assen di Valentino Rossi e la Formula 1 con la vittoria nel Gran Premio di Azerbaigian di Ricciardo, mentre ci sono state scintille tra i due duellanti Hamilton e Vettel. Andiamo subito all'interno con il calciomercato, appunto Serie B, Nicastro, Pescara, rieccomi, l'attaccante tornato dal Perugia, mercoledì sposerà Francesca, poi pronto a partire per il ritiro, sono pronto a giocarmi le mie chance con Zeman. Per quanto riguarda i movimenti, su Koulibaly c'è il Genoa, oggi arriva Latte Lat, l'Inter allenta la presa sul centrocampista senegalese, mentre l'attaccante ivoriano è in città per la firma. Il Pescara farà leva molto sul proprio vivaio anche per creare delle utili plusvalenze per il bilancio, realizzerà degli utili con i baby talenti Pompetti e Peschetola che a breve passeranno all'Inter. Segnaliamo questa fotonotizia con il corso per allenatori di calcio UEFA B che si è concluso sabato a Teramo con il termine appunto degli esami di idoneità che hanno rilasciato poi i patentini ai partecipanti, molto molto alta l'affluenza, molto alta la partecipazione per questo corso che è stato organizzato dall'AIAC Abruzzo, in particolare dalla sezione provinciale di Teramo dell'associazione allenatori. Le altre notizie, eccoci in Lega Pro, l'intervista ad Andrea Bucchi, l'ex bomber biancorosso sposa il nuovo corso Teramo, così tornerai al top, la punta dichiara la salvezza ottenuta quest'anno vale come una promozione. E poi ecco i suoi giudizi, le sue valutazioni sui volti nuovi. Repetto è un grande direttore sportivo, ha esperienza e sa allestire le squadre. Asta invece ha già dimostrato di essere uno dei migliori allenatori della Lega Pro. L'attaccante apprezza dunque le scelte del club che gli è rimasto nel cuore e dice con il diavolo è stata l'avventura più importante della mia carriera.
Per quanto riguarda il mercato dei biancorossi, che proprio in questa settimana potrebbe vivere una prima svolta, oltre alle operazioni in uscita per cercare di piazzare i giocatori ritenuti non più utili alla causa, al nuovo progetto di Repetto e Asta, ci sono le prime possibili trattative in entrata. Leggiamo: portieri, Calore dovrebbe restare e piace l'ex torinista Tunno, ma sono tanti nomi in ballo, sempre sull'asse Teramo-Pescara con il DS Giorgio Repetto che segue i centrocampisti Selasi e Bruno, oltre ad alcuni giovani biancazzurri, il terzino Ventola, il centrale di difesa Diallo e l'esterno Paolucci, Lorenzo Paolucci già visto a Teramo 2 anni fa, senza dimenticare l'attaccante Polidori, mentre potrebbe restare appunto Tomas Calore, il portiere classe 97 che già quest'anno è stato il secondo a Teramo. Poi in entrata trattative calde sui centrocampisti Bob del Chievo e Candido del Bassano, mentre in porta piace anche il portiere Danilo Tunno di Scuola Torino, la passata stagione in Serie D al Bra. Nel taglio basso si parla di dilettanti, Lanciano a breve nuovo summit con Del Grosso, in settimana il tecnico sarà in città per trovare l'accordo con il nuovo presidente De Vincentis, mentre la società cerca gli under. In Serie D al lavoro le diverse società abruzzesi, vastese e competitiva anche con meno budget, l'allenatore Gianluca Colavitto delinea il programma della nuova stagione. Fiore resterà, con lui i giovani napolitano Iarocci, Di Pietro, Colitti e Tafili. L'Aquila invece ancora alle prese con il passaggio di quote societarie. Il presidente Chiodi dice i tempi della cessione non so, dunque rimane l'incertezza sulla chiusura del passaggio di proprietà dell'Aquila Calcio. A Pineto invece si costruisce la squadra, incassati i sì di Mariani e Tarquini, si tratta con Esposito e Fiumara. Mentre a San Nicolò la società valuta 4 profili per la scelta del nuovo tecnico dopo l'annuncio del nuovo direttore sportivo Stefano De Angelis. Per il nuovo tecnico in lizza Davide Ruscitti, ex allenatore della Primavera del Pescara, Pierluigi Iervese alla guida degli allievi del Delfino, e il nome potrebbe uscire proprio tra uno di questi 2 profili, mentre in secondo piano Pasqualino Di Serafino, ex tecnico dell'Alba Adriatica, e anche l'ex allenatore del Teramo Roberto Cappellacci. Andiamo avanti, le altre notizie, scendiamo in eccellenza con le big della prossima stagione molto attive. Da Aquino a Titone, ecco la lista della spesa del Real Giulianova. Giallorossi attivi sul mercato per potenziare la rosa di Piccioni, è fatta per Borghetti, in arrivo Parente, Fabrizi e Potacqui. Mentre il Chieti blinda la porta ingaggiando Cattenari, nel mirino anche 2 bevi, preso l'ex estremo difensore del Pescara, a un passo Capitoli e Selvallegra, si continua a trattare per Mazzaferro. Novità di stampo societario a Francavilla, accordo vicino con Serraiocco. L'imprenditore, ricordiamo anche ex presidente del Giulianova, ha incontrato il sindaco. A breve dovrebbe formalizzare l'ingresso in società. Dunque pare vicina alla soluzione la crisi societaria a Francavilla, dopo l'addio dell'ex presidente De Vincentis che ha preferito investire sulla piazza di Lanciano. Le altre notizie ci portano adesso invece ad occuparci di basket. Abruzzo a canestro. Roseto, si complica la caccia al play italiano. C'è molta concorrenza su un ruolo chiave per il futuro assetto tattico. Mentre in Serie B, novità giallorosse, Giulianova conferma Ricci, mentre il nuovo coach Tisato dice è un progetto ambizioso. Si muove sotto traccia anche il Teramo Basket, che prolunga i contratti a Salamina e La Gioia, 2 bandiere, così possiamo definirle, comunque 2 nodi fondamentali del nuovo roster, erano confermati perché già in possesso di contratto, contratti che sono stati adesso prolungati. Rimarranno anche Tomasello e Nolli, anche loro già gratificati dai contratti. Mentre per quanto riguarda la Weir Basket Tortona, Francani in lizza per la panchina, l'ex allenatore del Giulianova, Ernesto Francani appunto, potrebbe essere il nuovo coach della Weir Basket Tortona.
Ultime notizie, vediamo gli ultimi titoli, il cross country, il ciclismo, Gran Fondo ad Aielli, vittoria in casa per Tucceri e Cimini e poi chiudiamo con l'atletica, campionati regionali, sulla pista di Pescara brillano gli aquilani Puca e Clementini. Infine la pallanuoto, ritorno tra i grandi, Marinelli, il Pescara sarà competitivo anche in A2 dopo la vittoria nella finale per la promozione appunto in serie A2 del Pescara. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa agli ultimi istanti con i siti di informazione, il web, partiamo dalla home page di ML. Ci sono le notizie principali che riguardano ovviamente la politica, le elezioni e Massimo Vagnoni, il nuovo sindaco di Martinsicuro, il candidato del centrodestra, vince il ballottaggio con il 55,7%. Per quanto riguarda invece l'ambiente, dalla cima del Camicia l'appello a salvare l'acqua del Gran Sasso, uno striscione portato in vetta dai rocciatori di Notaresco, il calendario delle altre iniziative. Tanta politica con i ballottaggi anche su City Rumors, ecco l'home page, elezioni Martinsicuro, Massimo Vagnoni vince il ballottaggio e diventa sindaco. Poi gli altri risultati, ad Avezzano Gabriele De Angelis è nuovo sindaco, insomma tutto quello che abbiamo già visto ampiamente. All'Aquila Pierluigi Biondi vince la sfida contro Di Benedetto ed è lui il nuovo sindaco del capoluogo di regione, mentre ad Ortona vince Leo Castiglione. Anche sull'Ansa, sulla pagina dell'Ansa, ampio spazio ai risultati dei ballottaggi, con il primo piano riservato alla sfida aquilana. E segnaliamo anche una dichiarazione raccolta dall'Ansa e rilanciata, che è quella appunto di Silvio Berlusconi, che dice: gli aquilani di noi si fidano. Ed è tutto per quanto riguarda dunque la nostra rassegna stampa. Adesso una breve pausa e poi tra pochissimo ci ritroveremo per la seconda parte di Prima Mattina.